I gioielli di casa Simac, identicard e parafurti, presentano... Amici di Canale 5, un cordiale saluto a tutti, 14esima puntata di Gol, una puntata come sempre ricca di personaggi e di ospiti, di filmati. Inizieremo con il campionato inglese, passeremo poi a un profilo di uno dei grandi protagonisti del nostro campionato. Questa volta si tratta di Penzo, il capocannoniere del campionato e uno dei grandi protagonisti del Verona di Bagnoli. Avremo poi il filmato relativo al campionato spagnolo, l'angolo dedicato alle classifiche per il concorso dell'Intrepido e poi l'angolo della nostalgia, che quest'oggi è veramente eccezionale, è una sorpresa, ma ve ne parleremo poi dopo, anche perché le sorprese non bisogna svelarle subito. Oggi i nostri ospiti, Enzo Beazzotte, il nostro commissario tecnico, che è in grandissima forma perché è tornato da Londra, dove ha assistito ai festeggiamenti per l'addio al calcio di Ron Greenwood, uno dei grandi protagonisti del calcio mondiale, ha avuto fra l'altro uno strepitoso successo e poi ne parleremo, e che si appresta come commissario tecnico ad affrontare un impegno difficile, anche se il nome della squadra non è fra le prime al mondo, che è certo. Cipro, ma da uomo prudente quale Enzo non sottovaluta un impegno che comunque è difficile e importante, soprattutto per il prosecchio dell'Italia in Coppa Europa. Gli altri nostri graditissimi ospiti di oggi sono la Massimo Boldi e Teo Teocoli, una delle coppie d'oro dello spettacolo italiano. Grazie ragazzi per essere intervenuti. C'è la coppia in crisi, questi anni la coppia è andata un po' in crisi, si è parlato di crisi della coppia, invece voi funzionate, perché? Perché siamo al sesto anno, adesso aspettiamo il settimo. Perché appartengo allo stesso sesso. Perché appartengo allo stesso sesso, se fossero allora, di sesso diverso non andrebbero così d'accordo. Non andiamo, non siamo in crisi perché ci vogliamo bene e ci frequentiamo molto poco. E quindi... Sono indispensabili. Ma chi fa la spalla di voi due? La spalla? Ma... guardando fisicamente la spalla portare sono io. Sono come gli olandesi, sono protagonisti e a vicenda. A vicenda, sì, ognuno è protagonista nel proprio momento. Devo dire che io faccio meno ridere, però anche per... Chi l'ha detto questo? No, per non via dei tratti somatici. Ah, cioè, somatici. Non è che te... Infatti c'è una allora cosa... andrei a bere anch'io con voi. Sì, perché fatto tanti somatici, sì. Però c'è un fatto, c'è una verità, che tu ricevi un sacco di lettere da ragazze, io completamente, neanche una, zero. Anche Massimo non scrive nessuno. Ma ha scritto qualche... Ma scusa, sei sposato? Lo so. Lui ci tiene a raffermare, dice scrivete pure a me. Scrivo solo lui. Anche se non chiedono, dice consigli, ma chiedono sempre a lui, non chiedono mai. Oh, questa è una rubrica interamente dedicata al calcio, voi la conoscete, sì. Quindi l'argomento anche oggi è il calcio, è il campionato italiano. Commissario tecnico, gli chiediamo subito se è preoccupato in vista degli impegni della nazionale settimana prossima con Cipro, perché la Juventus sembra, a detta dei tecnici o degli addetti ai lavori, cosiddetti addetti ai lavori, abbia abbandonato definitivamente la speranza forse di puntare al suo 21esimo scudetto. Tu sei dello stesso avviso. Ma questo non ha niente a vedere con la nazionale. Sì, ma... Che colui che è andato a vedere domenica la partita mi ha detto che i ragazzi che fanno parte del nostro gruppo si sono comportati bene. Molto bene. E che anche Rossi non è che sia così come dicono, insomma. Chiaro che ha dei problemi in fase di realizzazione che sono problemi della squadra. E in questo momento, probabilmente Rossi... non segnando gol nell'occhio del ciclone, come capita a tutti quelli che dovrebbero segnarli. Ecco, Rossi, tra l'altro, parliamo un po' di Rossi. Rossi, qualcuno forse potrebbe pensare, l'ha anche scritto, fra l'altro la gente ne parla, nei bar, negli stadi, forse troppo impegnato negli affari extra calcistici, però in fin dei conti si dimentica... Troppo impegnato a fare la pubblicità. Sì. No, ma voglio dire, è impegnato a fare la pubblicità, ma direi che una volta. Sì, forse... ci dimentichiamo che un ragazzo pare, ha avuto delle difficoltà, lui, è stato infortunato parecchie volte, è stato fuori. Mi pare che lui tanto. Abbia qualcuno che si dedica a questo e che si conceda, non come in passato, perché ha avuto delle esperienze negative, si conceda solo a lunedì. Il lunedì. No, poi ha avuto degli infortuni. Dunque quindi... mi pare che i Pellei, Zico, tutta questa gente, perché in Bauer anche loro hanno sopportato questi pesi, li ha sopportati d'altronde, certo. Anche Rossi. Anche Rossi. Da 78 oggi, dunque non credo più.
sia questo il motivo. Ecco, tu quindi speri di avere Rossi di nuovo in grande forma per l'impegno della nazionale? Rossi quando segna il gol naturalmente si dirà che è in grande forma. Certo. È il destino degli attaccanti. È il destino degli attaccanti. Lui purtroppo è sempre protagonista nel bene e nel male, perché così benissimo, o vince le partite da solo o le perde da solo, e non è vero. Voi fate spettacolo e quindi siete gli artisti, non vi occupate di soldi, del resto è un problema banale, ma lo invidiate un po' Rossi? Paolo Rossi lo invidia? No, io lo ammiro, anzi sono contento che ci sia un personaggio come Rossi che ha preso un po' il testimone, diciamo, forse dico un'eresia, da Rivera, no? Perché anche Rivera il discorso che faceva... Perché hai detto scusa, forse dico un'eresia, perché sei tifoso... No, perché si assomigliano anche un po'. Ma cosa stai dicendo? Per piacere. No, si per piacere. Io ho visto che fisicamente no, forse, i dati somatici sono... Forse dice un'eresia perché occupano ruoli diversi. Occupano ruoli diversi. No, io intendevo questo, che anche Rivera quando giocava, come diceva lei, signor Biarzot, che giocasse bene o giocasse male era sempre protagonista. Certo. Io mi ricordo, seguivo le trasferte così del Milan e... faceva delle cose eccesse, lo fischiava. Andavi in Lambretta? Così, in sì, anche in treno, andavamo. Morto. Ma l'attaccante però ha un obbligo per sì, dire l'attaccante che, ha che la sua prestazione è sempre giudicata in rapporto ai gol che fa. Esatto. Rivera, esatto. In fine dei conti, era anche giudicato per l'ultimo passaggio. Sì, sì. Non si tiene conto. E infatti, allora io dico che passaggio. Rossi lo stimo e credo come tutti gli altri italiani. Bene. Come Riva, insomma. Sì, chi certo. Poteva non amare Riva o dire l'ha tirato fuori tutte fatto... tre con la R, Riva, sì. Rossi, Rivera. Sì, bravo. Sì, stiamo parlando di calcio, se vuoi aspetta fuori, scusa, sii gentile. Ma scusa, se ti calcio stai qui, se no prendi e vai. Ah, vabbè, grazie. Bene, nell'attesa che questo piccolo diverbio... No, sai, dice così perché lui dice che di calcio... No, io capisco, non è che... Cioè, è uno dei pochi che non è ammalato di malattia del secolo, è un privilegiato, lui non se ne è accorto. È uno dei pochi che non ha la malattia del secolo, non è uno dei 50 milioni di direttori tecnici. Sì, ma ne ha tante altre malattie, sì. Era meglio che avesse quello del calcio. Bene, nell'attesa ci rivediamo poi dopo, come sempre iniziamo col filmato sul campionato inglese, il commento di Giuseppe Albertini. I biancorossi dell'Arsenal giocano contro la formazione del Watford, che nelle prime partite del campionato inglese ha saputo distinguersi non poco. Ecco i giocatori ospiti che tentano un contrattacco che viene tuttavia bloccato dai giocatori locali ed è Talbot che ha impostata questa manovra. L'Arsenal è la formazione di Hood, di O'Shea, di Samson, di Talbot, di O'Leary, di White, di Davis, di Sunderland, di Robson, di Woodcock e di Ricks. Ed ecco ancora la difesa del Watford che è impegnata, c'è stato Rice che ha deviato verso il proprio portiere, Rice che vediamo con la maglia numero 2 di spalle in questo istante. Siamo alle prime battute della partita e rivediamo il tocco di Rice che mette in difficoltà il proprio portiere Sherwood. Ne è scaturito un calcio d'angolo e qui il direttore di gara ha visto un fallo in danno della retroguardia del Watford e di conseguenza gli ospiti possono battere con lo stesso portiere Sherwood questo calcio di punizione. Abbiamo visto un intervento di Taylor, poi c'è stato un fallo in danno di Jacket, eccolo Jacket con la maglia numero 10 e quindi viene battuto un calcio di punizione per la formazione del Watford. Si appresta a battere il calcio di punizione l'Atletico Bolton, maglia numero 6, ecco la palla che spiove in area e c'è la deviazione di Sims che tenta la conclusione di testa ma non riesce a mandare il pallone nello specchio della porta. Ora attacca l'Arsenal con Ricks, il centro di quest'ultimo è deviato, il portiere in qualche modo fa suo il pallone con il tacco Sunderland, mette la palla nella porta ma forse giustamente il direttore di gara annulla questo punto ritenendo che sia stato danneggiato il portiere Sherwood nell'episodio che ha portato alla segnatura non regolare. Rivediamo questo episodio, ecco Taylor che devia, ecco il portiere che si appresta alla parata ma è stato attaccato fallosamente da un giocatore dell'Arsenal e quindi non vale il tocco di Sunderland che aveva mandato il pallone in rete. Siamo sempre sul risultato di 0-0, vediamo in azione Jenkins, molto pericoloso alla formazione del Watford, attacca ancora con Rostron, il terzino sinistro, riesce però a deviare il pallone in qualche modo la retroguardia dell'Arsenal, ancora un tocco di Blissett sulla sinistra,
e poi è stato messo a terra Callaghan, che tuttavia ottiene il calcio d'angolo. Calcio d'angolo quindi per il Watford, del quale vediamo Callaghan, giocatore appunto con la maglia numero 7. Avanzano anche i difensori degli ospiti nella speranza di poter approfittare di questo calcio d'angolo, ma ecco che Talbot salva sulla linea e scongiura temporaneamente il pericolo per la formazione locale. Rivediamo il momento nel quale appunto il numero 4 della formazione dell'Arsenal riesce a sostituirsi, per così dire, al portiere e a deviare il pallone verso il centro del campo. Ora in azione Sunderland, che ha deviato verso il nazionale Samson, il centro del quale è deviato dal portiere Sherwood, il quale era stato attaccato anche dal terzino destro Oshia, che si era portato in zona d'attacco. Rivediamo questa manovra con Samson che effettua questo centro tiro e con Sherwood che abilmente, sebbene marcato da un avversario e anche disturbato da un compagno, riesce a deviare oltre la traversa. Il corner viene battuto da Ricks. Ecco la battuta di Ricks. Barnes, appostato in difesa, è riuscito ad allontanare. Poi c'è il colpo di testa di Jenkins, il successivo colpo di testa di Taylor. Il pallone che ritorna ancora nel settore di White, ma ancora una volta il Watford è riuscito a mandare il pallone verso il centro del terreno. Ora è impegnato Oshia, il quale cerca di servire il compagno O'Leary, ma quest'ultimo è anticipato e il pallone ritorna verso Sherwood. Il pallone di Sherwood è poi allontanato verso il centro del campo. La palla è uscita al lato, il gioco sta per essere ripreso con una rimessa laterale. Siamo sempre nella prima parte della partita e il risultato è sempre di 0-0, sebbene le due squadre abbiano avuto la possibilità per segnare. Ancora Ricks in azione. Ancora un lancio lungo di quest'ultimo in direzione di Woodcock. Ecco Woodcock che mette al centro e sul passaggio di Woodcock entra Robson. È il 37esimo minuto del primo tempo e con questa bellissima rete l'Arsenal si è portato in vantaggio. È stata una manovra molto pulita, c'è stato un primo passaggio di Ricks, poi un centro effettuato da Woodcock. Ecco Woodcock nel momento nel quale si appresta a mettere al centro ed entra di sinistro al volo Robson, che ottiene il punto d'apertura della partita. Robson è il centravanti dell'Arsenal. Ed ora vediamo ancora un centro di O'Leary, pallone verso Woodcock che viceversa controlla male e perde la possibilità di raddoppiare per la formazione londinese. Ora vediamo un contrattacco impostato su Blissett con pallone verso Barnes. Il tiro è stato deviato, la palla è andata a terminare in rete. Il numero 11 del Watford, Barnes, giocatore di colore, è riuscito a riportare la sua squadra in parità al 42esimo minuto del primo tempo. Vediamo questo colpo di testa nel primo tempo di Jenkins, poi Blissett che tocca verso Barnes, poi c'è il tentativo di parata da parte di Hood, ma il pallone va ugualmente nella rete e siamo sul risultato di 1-1. Con queste immagini siamo passati al secondo tempo, il primo è terminato con una rete per parte ed ora sta producendo il proprio forcing la formazione gialla del Watford. Ecco questa rimessa laterale in gioco ed ecco il tiro effettuato da Blissett. C'è stata una deviazione da parte di Jacket ed il Watford si è portato a sua volta in vantaggio per due lunghezze contro una. Tiro di Blissett, vi ripetiamo, deviazione sotto misura di Jacket e formazione ospite in vantaggio per 2-1. Ecco l'episodio che permette al Watford di trovarsi per la prima volta in vantaggio al quarto minuto del secondo tempo. Ed ora vediamo Robson, il quale si trova in situazione molto favorevole per avere ragione di Sherwood, ma Sherwood è stato bravissimo. Sul tiro ravvicinato è riuscito, come abbiamo occasione di rivedere, a deviare il pallone oltre la traversa, quindi il punteggio rimane di 2-1 in favore del Watford. In azione ancora Sunderland, ecco ancora un passaggio in direzione di Davis e poi ancora Woodcock che tocca in direzione di Oshia. Il terzino cerca lo spazio per il tiro con il disturbo di Rostron. Poi effettua questo centro che viene deviato e ancora un salvataggio
del portiere. Rivediamo ancora questa manovra dell'Arsenal e rivediamo ancora l'intervento provvidenziale di Sherwood, evidentemente in eccellente giornata il portiere del Watford. Ne segue questo calcio d'angolo, questa volta la palla sfugge al portiere, ha tirato il giocatore Sunderland, ma lo stesso portiere, questa volta un po' casualmente con il corpo, ha deviato il pallone. E questo è il momento nel quale l'Arsenal meriterebbe di ritrovare la parità. Noterete questo batti e ribatti nell'area del Watford. Lo stesso giocatore Jenkins, centroavanti del Watford, retrocede in occasione degli angoli che vengono battuti a favore dell'Arsenal. L'Arsenal è ancora all'attacco e ancora una volta sfiora la segnatura con questa deviazione di Sunderland. Inquadrato ancora il bravo Sherwood, ed ora tenta un contrattacco la formazione ospite. Si libera Barnes, che riesce in qualche modo ad avere ragione del portiere Hood e a segnare un po' contro l'andamento del gioco il punto del 3-1 in favore del Watford. Non è riuscito, dopo il molto attaccare l'Arsenal, a ottenere il punto della parità sul 2-2. Viceversa, in questa replica l'estrema sinistra Barnes, a contatto con il portiere, con un terzino dell'Arsenal, riesce a mandare la palla nella porta londinese. Siamo all'undicesimo minuto della ripresa. Ora attacca ancora Davis. C'è un calcio di punizione che viene accordato alla formazione dell'Arsenal. Vediamo il giocatore O'Leary, difensore dell'Arsenal, che si è portato in zona d'attacco per far valere le sue doti di stacco. Ecco la palla che spiova in area, ed ecco lo stesso O'Leary che di testa impegna severamente nuovamente Sherwood. Ma Sherwood è in giornata di grazia, ve lo abbiamo già fatto rilevare, ed è riuscito anche in questa circostanza a mettere il pallone in calcio d'angolo. Poi ancora Sunderland, poi ancora Talbot, poi ancora un colpo di testa di O'Leary, il pallone che viene ribattuto dai gagliardi difensori in maglia gialla. La sfera sul piede di Rix, il tocco in direzione di Davis. Ecco Davis che centra, e Talbot raccoglie questa volta di piatto destro il centro del compagno Davis e ottiene il punto del 2-3, quindi l'Arsenal è riuscito, come meritava, a ridurre le distanze, ma il Watford è sempre in vantaggio per 3-2. Ecco il momento nel quale Davis effettua questo centro preciso, Talbot, la distanza ravvicinata, ottiene al volo il punto che riduce le distanze e porta il punteggio, come dettovi, sul 2-3. Ma l'incontro continua e riserva nuove sorprese. Ecco un'azione manovrata da parte degli ospiti con un tentativo di O'Shea di bloccare il giocatore Blissett. Ecco Blissett che ha uno spunto molto efficace, poi tocca in direzione di Barnes, tiro di Barnes e pallone che va a terminare in porta. Non riescono i difensori dell'Arsenal a scongiurare questo ultimo pericolo e con questa quarta rete il Watford si assicura il punteggio di 4-2. Non vi saranno più modifiche, intanto rivediamo il magnifico spunto di Blissett, non vi saranno più modifiche e gli ospiti espugneranno il terreno dell'Arsenal con il punteggio di 4-2. Ancora Talbot, ancora il pallone verso Woodcock e l'ultima parata precisa di Sherwood. Rivediamo anche quest'ultimo episodio, il tiro è centrale, non è difficile la parata di Sherwood. E sono ancora all'attacco i giocatori del Watford, attaccano con Rostron, alle prese con Rix, il passaggio in direzione di Blissett che questa volta tira con precipitazione e perde la possibilità di arrotondare il punteggio per la propria formazione. Ecco il momento nel quale avanza Rostron. Ecco il passaggio in direzione appunto del giocatore Blissett che sbaglia l'occasione. Ed ora passiamo sul terreno del Nottingham Forest che ospita la formazione in casacca celeste del Manchester City. Siamo alla prima rete della partita che cade nelle prime battute. Il colpo di testa di Young, difensore centrale, non ha dato scampo al portiere Corrigan del Manchester City.
1-0 quindi nel primo tempo in favore del Nottingham. Ecco il centro di Robertson ed ecco la puntuale conclusione di Young. Ancora in azione Robertson con il contrasto di Ransom, ancora un salvataggio sulla linea e poi interviene Bertels. È il punto che nella parte iniziale del secondo tempo permette al Nottingham Forest di portarsi sul 2-0. C'è molto entusiasmo sugli spalti per la piega che ha preso la partita. Ecco ancora Robertson che c'entra, siamo alla ripetizione dell'azione vincente che porta appunto alla conclusione della seconda rete. 2-0 all'inizio del secondo tempo per i padroni di casa. Rare sono state le repliche del Manchester City, qui abbiamo visto una impostazione di Stewart che è stato tuttavia prontamente bloccato. Una gara di tutta sicurezza per la formazione di Bertels, di Hodge, di Robertson, di Wallace, di Proctor. E qui vediamo ancora Bertels che di sinistro realizza il punto del 3-0. È un momento di gran vena nel campionato inglese per il centroavanti del Nottingham Forest che viene giustamente complimentato dai propri compagni. Questa partita terminerà con il Manchester City battuto sul terreno del Nottingham Forest per 3-0. Rivediamo l'ultima segnatura del Nottingham Forest. Ed ora la rassegna del calcio inglese la chiudiamo con un incontro molto atteso a Liverpool, ospite il Tottenham. In azione Dalglish, secondo il direttore di gara Dalglish è stato disturbato irregolarmente da Price in area di rigore. Protestano e forse un po' a ragione i giocatori del Tottenham, ma l'arbitro indica il dischetto del rigore. L'arbitro ha ritenuto che Price, lungo sdraiato a terra, abbia trattenuto volutamente il pallone, abbia fatto una ostruzione tale da ledere gli interessi della formazione avversaria e quindi concede il tiro dagli 11 metri. Vediamo il portiere Clemens del Tottenham, vediamo di spalle viceversa Lee, anzi Archibald, suo compagno di squadra, il numero 6 è il capitano Perryman del Tottenham. Batte Neil, terzino destro, molto abile nei tiri dagli 11 metri e realizza il punto che nel primo tempo porta in vantaggio i rossi del Liverpool. Clemens si è gettato dalla parte giusta ma non ha potuto trattenere il pallone molto forte. Qui Grobelaar manda la palla nel settore opposto del campo dove scatta Rush a contatto con Price. Nel duello alla meglio Rush che tocca in direzione di Dalglish che arriva e da breve distanza ottiene con grande facilità il punto del 2-0 per il Liverpool. Questo episodio cade all'inizio del secondo tempo e si comprende la gioia di Dalglish, di Rush, che rivediamo in azione, e di tutti i giocatori in casacca rossa. Ecco lo spunto di Rush che facilita la comoda segnatura di Dalglish. La partita continua sempre con un particolare impegno dall'una e dall'altra parte, ma con la sostanziale superiorità dei padroni di casa. Molto attivo Rush, che ora vediamo alle prese con O'Leary. O'Reilly è stato superato e anche questa volta è Dalglish che ha la buona avventura di toccare per ultimo il pallone utile per incrementare il punteggio che passa dal 2-0 alla 3-0. Il Tottenham, malgrado la presenza nei suoi fili di Crooks, di Mabbott, di Archibald, di Vigia, di Perryman, di Price, di Clemens, ha dovuto questa volta accettare la indubbia superiorità del Liverpool. Ecco, torniamo in studio. Massimo e Teo, sì. Quando è nata questa coppia e quando soprattutto vi siete accorti che funzionava? Come siete nati l'uno e l'altro e quando vi siete accorti che funzionava? Ci siamo accorti che funzionava, ci siamo accorti noi subito. Erano gli altri che si sono accorti forse meno, si sono accorti dopo, si sono accorti. Ci siamo accorti, lavoravamo al Derby tutti e due, locale, il cabaret di Milano che te conosci benissimo, e così avevamo deciso, siccome ci erano già formate delle coppie, Cocchi e Renato, allora chi c'era Richeggiano, sì. Così, e noi eravamo, c'era di moda la coppia, abbiamo detto ma perché noi due non dobbiamo avere una coppia, troviamoci dei partner. E mentre parlavamo ci siamo visti in faccia e gli ho detto, non sai che c'è una faccia che tipo cantante che mi fa ridere. E lui mi ha detto, però anche te mi fai ridere, nonostante sei un po' di... E così abbiamo cominciato a lavorare assieme e siamo rimasti
assieme. In Italia non ci sono un po' troppi comici, secondo voi? Sono tutti comici. Tutti comici. L'Italia è un extra pop di comici. Se uno non fa ridere rischia proprio di non avere nessun successo in nessun campo. Tu concordi eso? Nel nostro ambiente ce ne sono pochi, capito? Vorrei che si ridesse un po' di più. Perché io per un primo si ride un po'. Sì, se questo calcio l'abbiamo troppo. Ecco, ma perché anche in questa settimana abbiamo visto c'è stata qualche polemica, c'è stata da parte del presidente della Lega Matarrese che ha un po' accusato i mezzi di informazione e la stampa così di insistere un po' troppo, a volte al limite di correre il rischio di rovinare quella che è l'immagine del calcio. Ecco, ma non si può a un certo punto, arrivati al punto in cui siamo, vedere di cambiare, di invertire la marcia e di instaurare un nuovo rapporto? Intanto non bisogna far passare per critiche quello che sono insulti e le offese. Se qualcuno che si inserisce nella trasmissione comincia a insultare o offendere gli altri, coloro che dirigono questa trasmissione non devono permettere che la democrazia sia interpretata così. Abbiamo parlato, vuoi aggiungere qualcosa? No, sono d'accordissimo. Esatto. Voi non avete problemi voi con gli insulti. Giornalisti, con gli insulti? No, i giornalisti normalmente non è che scrivano molto di noi, però... E sei modesto però lui. No, scrivono, vabbè, quelle cose di routine. Delle foto, però giustamente... Foto grandi così. Foto bene il commissario, esatto. La critica... Vedi che non ho mica riso, vedi che non sono capace. La critica si accetta, si subisce... Certo. A volte è in bilancio. Sì, ecco, capita anche quando fai qualche serata che sei serata. Però non sei in forma, può capitare, giusto per rimanere alla fine della trasmissione, certo. Ti lasciano lavorare. Ma va bene così, sì. Io ho lavorato, mi sono piaciuto fischiare, però la maleducazione, cioè prima ancora di vedere o di fare, di dire no, questi qui non sono capaci, allora è diverso. Sentite, voi siete molto simpatici, siete molto bravi, ma evidentemente al pubblico vi ponete sempre in maniera estremamente gradevole, ma fra di voi proprio la gelosia, esiste il problema della gelosia fra di voi? Nel campo femminile no, perché c'è un abisso, c'è un disavanzo proprio... Però io essendo già sposato mi sono praticamente tirato fuori. Messo a posto prima. Sei messo a posto sposato. Gelosia, soldi ne abbiamo uguali perché comunque uguali, dividiamo il 50%. Anche tasso uguale. Invidiate un po' i calciatori, per esempio? Sì, io sì, li ho sempre invidiati fin da piccolo perché... Sono i privilegiati? No, perché mi piaceva giocare il calcio, perché avrei voluto fare la carriera. Però adesso che... Ma io giocavo al calcio quando ero piccolino. Ho giocato anch'io. Ho giocato all'oratorio così, non solo che una volta ho preso una pallonata in faccia che mi ha fatto un male. Ma un male qui proprio, l'ho preso. Sai chi tirava le pallonate così forti? Chi? I preti. No. I preti tiravano sulla gonna e tiravano di quelle legnate, perché poi i preti erano anche grandi, giustamente. Però volevano giocare. E noi eravamo ragazzini, allora mentre si tirava in porta, sempre, non so io, Don Mario. Era un modo di educare, per constatare la sopportazione del dolore. Sì, ma si andava a casa anche con delle mani gonfie così, perché... Loro ogni tanto tiravano in porta, si spostavano tutti, tiravano di quelle legge. Non hanno mai fatto i portieri, i preti? No, non ho mai visto in porta. Mai fatto i portieri. Sentite, adesso siamo arrivati al momento dedicato al profilo di uno dei grandi protagonisti del nostro campionato. Questa volta Elisabetta Oropallo ha fatto un bellissimo servizio, fra l'altro, su Penzo, campo cannoniere del campionato, e uno dei grandi protagonisti del Verona. Ecco, vediamo insieme il servizio. Un giudizio su Penso da un suo affezionatissimo tifoso. Ah, un grande campione, veramente quest'anno si è rivelato. Attualmente sta dimostrando di giocare bene, ecco. È un bravo giocatore, cioè sta sempre in ombra, ma adesso il Verona è emerso in campionato e allora sono viste le qualità di questo centravanti. Penso è uno dei più forti giocatori d'Italia in questo momento, secondo me dovrebbe far parte della nazionale. È abbastanza carino. Secondo me è una vera bomba. Di Penso, come dirigente del calcio Monza, non posso che parlarne bene. Soprattutto ho un grande rimpianto, perché la stagione di Penso da noi, il 78-79, coincise con la nostra migliore in Serie B. Si fecero 48 punti, arrivammo allo spareggio per andare in Serie A con il Pescara e Penso fece 12 gol in una stagione per lui molto fortunata e molto fortunata per i nostri colori.